Avezzano che prova ad attaccare in 5, maglia verde in area di rigore, palla che arriva in area di rigore, c'è il colpo di testa e l'Avezzano si porta in vantaggio. Massimiliano Carlini che punta ancora Puglia, ancora Carlini, va al cross sul secondo palo, Daniel Ciofani viene anticipato, la palla resta lì e il pareggio di Blanchard. Ha pareggiato il Frosinone con il mancino sotto misura di Leonardo Blanchard al 30esimo. Frosinone 1, Avezzano 1. Ancora per Crivello, ottimo il triangolo con Masucci, ancora Crivello, fa tutto da solo. Crivello, l'appoggio, Dionisi, Dionisi in area di rigore, Dionisi calcia il gol del Frosinone, anzi è Davis Curiale. Ha segnato Curiale nel Frosinone, non Dionisi, sembrava inizialmente l'ex attaccante del Livorno. Bertoncini ha già recuperato palla. Gessa tenta addirittura la battuta da metà campo. Gessa, è un gol pazzesco di Andrea Gessa direttamente da metà campo, ha realizzato il gol del 3-1. Straordinario il gol di Gessa, 3-1 Frosinone. Gessa va via, Gessa gran giocata, largo per Dionisi, Dionisi solo davanti al portiere, Dionisi, Dionisi messo giù, calcio di rigore in favore del Frosinone. Dionisi contro Cicciotti al 26esimo, fischio del direttore di gara, va Dionisi con il destro, palla in rete, 4-1 del Frosinone, aveva intuito Cicciotti e Dionisi festeggia nel migliore dei modi, la prima con la maglia del Frosinone. Dionisi di tacco, gran giocata per Gori, palla larga per Masucci, zona tiro, Masucci carica il destro, lo prova, una gran sventola di Gaetano Masucci, 5-1 Frosinone, gol che arriva al 44esimo, che forse chiude le danze.